Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Volevo chiederti se in qualche modo ti sei stufato di raccogliere elogi, di dire che giochi bene, insomma, alla fine prendere un punto in tre partite. Vabbè, ho preso 4 in 4. Dipende sempre dove guardi. Si può sempre guardare in negativo, no? Scoccia. Perché insieme, quando si giocano partite, si fanno delle buone prestazioni, ci si aspetta dei punti. Poi ogni tanto può succedere anche la partita che raccogli meno. Però noi obiettivamente questa striscia di partite ne abbiamo fatte tante buone. A parte, l'abbiamo detto altre volte, a parte Roma, il secondo tempo a Bologna, che è andata come è andata. Questa è una squadra che ha giocato alla pari con tutte, tante volte anche meglio. E ha sempre fatto la sua partita. Indubbiamente abbiamo dei punti in meno, però probabilmente non mi attacco neanche alla sfortuna, solamente alla sfortuna, insomma, in qualche episodio ci può essere anche stato, ma generalmente è una squadra che ha raccolto indubbiamente meno. Potremmo avere una classifica sicuramente molto migliore per come sono andate, come abbiamo giocato le partite. Però è anche vero che se non l'abbiamo, qualche problema è nostro, no? Ma mister Saber, lo Monaco e Zampadina hanno detto che la partita di domani è addirittura più difficile di quella contro la Juventus, le concorda? No. Secondo me la Juventus è la squadra più forte, però è una partita difficile come quando giochi contro una grande squadra. E la Fiorentina va paragonata con le migliori squadre del campionato, quindi con tutte le altre, Inter, Milan, Roma, tutte Lazio, Napoli, tutte quelle che sono lì davanti. È sicuramente una squadra di valore, una squadra difficile da affrontare perché per la particolarità del gioco. È una squadra simile nel modo di disporsi alla Juventus, però ha un modo particolare di giocare, e quindi però penso che la forza della Juventus sia superiore a tutte in questo campionato. È una partita da affrontare come le squadre migliori, insomma, e quindi con l'attenzione e la considerazione delle grandi squadre, quello sì. La preoccupa un giorno più il centrocampo di questo Fiorentino o l'attacco? Ma è nel suo complesso, difficile separare così i reparti. Una squadra che centrocampo, attacco, ma devo dire anche la difesa, perché partecipa molto alla fase di gioco con tutti i giocatori, quindi hanno una fase offensiva molto, molto pericolosa, indubbiamente. Ci sarà un modo diverso per ovviare a questo centrocampo di qualità da parte sua di interpretazione della gara, oppure? Noi dobbiamo interpretare bene la gara. Noi abbiamo fiducia di fare la nostra partita anche contro la Fiorentina, però dobbiamo essere anche bravi a contrapporci e impedire loro di fare troppo disinvoltamente il loro gioco, perché poi li porta ad essere pericolosi, a fare dei gol, e quindi dobbiamo anche essere molto bravi nell'impedire di giocare bene a loro e giocare bene noi. Però faremo anche noi le nostre partite, indubbiamente, come abbiamo sempre fatto. Noi abbiamo sempre giocato per cercare di vincere contro chiunque. Volevo fare l'ultima domanda: confermerà i tagli della scorsa settimana oppure no? Sì, in linea di massimo sì, c'è da vedere. C'è Bomberger che ha accusato un piccolo problema, quindi dobbiamo vedere se lo supera, se no potrei convocare un giocatore in più, insomma, che potrebbe essere Cetto, però da stabilire oggi. Diversamente la rosa è quella e c'è solo il rientro di Morganella. Buongiorno mister, la Fiorentina è una delle vittime preferite di Ilicic, è un motivo in più per sorridere del suo recupero? Tu dico domani dopo la partita. Comunque Ilicic sta attraversando un ottimo momento, peccato questa settimana ha avuto un po' di stop, però si sta riprendendo al meglio, domani sarà in campo, quindi se poi è una sua vittima speriamo lo confermi, abbiamo bisogno
di questa di portare avanti questa tradizione. Si aspetta pubblico numeroso o la giornata? Non lo so questo, non lo so. Sinceramente è chiaro che il pubblico per noi è importante, se viene ci può dare un grosso aiuto, però ho già detto in altre situazioni che siamo noi quelli che dobbiamo poi portare il pubblico. Credo che comunque, al di là di tutto quello, mi sembra che fino a questo momento almeno il pubblico sta apprezzando gli sforzi di questa squadra, di questi ragazzi. Quindi, attacco del primo tempo di Udine è riproponibile? Sì, è tutto riproponibile, però chiaro che ogni partita non è un problema. Noi, ripeto, cerchiamo sempre di giocare ogni partita per vincerla. Non abbiamo mai giocato una partita con un risultato minimo, quindi non è importante due attaccanti, tre attaccanti, o intorno a questa cosa a volte non condivido sempre questo aspetto, perché si può attaccare bene con due attaccanti e male con tre, e quindi l'esempio è la Fiorentina, l'esempio è la Juventus, l'esempio sono altre squadre. Noi siamo una squadra che può essere, e lo sta dimostrando, abbastanza duttile per quelle che sono le sue caratteristiche, potrà diventarlo ancora di più nel tempo, però è una squadra che magari parte in un modo, riesce a giocare magari con due attaccanti, poi magari ne mette tre, poi magari finisce come contro la Juventus anche con di più, può partire con tre e poi dopo. È chiaro che le partite vanno interpretate anche in base all'avversario, anche a quello che succede durante la gara, però la dimostrazione è stata anche a Udine sabato, non rinunciamo mai, una squadra che anche se magari non ha degli attaccanti di ruolo in campo non rinuncia mai ad attaccare, anzi tante volte riesce ad avere l'equilibrio per attaccare anche meglio. Le partite, diciamo, vicine alle vacanze hanno spesso, diciamo, c'è la valigia pronta, la vacanza, l'aereo. Temi che ci possa essere un calo, oppure talmente importante che insomma non è un pericolo che non si corre? Ma questo vale anche per gli avversari, quindi non solo per noi. Esiste questo problema, però insomma, come hai detto giustamente, la partita è importante, quindi alle vacanze ci penseremo da domenica mattina. E poi sono vacanze talmente brevi, insomma, quest'anno è una settimana che equivale, se volete, a una giornata di squalifica oppure di un giocatore, oppure a una pausa per la nazionale. Quindi quando verrà... poi? Il 30. 30 pomeriggio. Il Fenix anche il mercato. Il mercato è tutto l'altro mercato, non finisce mai il mercato. È sempre aperto. Il 30 pomeriggio. 30 pomeriggio. Dico, per la Veronica ormai fatta, le piace Immobile come attaccante? No, veramente non mi risulta sia fatto niente per nessuno, quindi. E quindi adesso c'è la Fiorentina e poi dopo c'è il mercato. Quando ci sarà il mercato si potranno eventuali arrivi o partenze, sì, potremo parlare. Salve mister, tornando alla Fiorentina, le chiedo un parere su Vincenzo Montella. Il presidente Zampanini lo ha elogiato in più occasioni, più recente in settimana. No, mi piace molto, veramente. La sua squadra gioca veramente un calcio particolare, non solo perché, ho già detto, quel modulo lo applicano molte squadre, però la Fiorentina è particolare e diversa rispetto nell'interpretazione, nel modo di muoversi, di smarcarsi, e questo è molto, insomma, è comunque una novità. L'altro aspetto mi piace molto anche, io non è che lo conosco, però nelle dichiarazioni, i comportamenti, gli atteggiamenti, che credo che siano comunque importanti, quindi condivido. Allora, i giocatori fondamentali forse sono Pizzarro e Cavallero. È possibile rivedere quello che si è visto con la Juventus quando Barreto scalava su Pirlo e Morganello andava su Marchisio? Noi abbiamo alcune soluzioni che abbiamo preparato, poi vediamo quelle da adottare dall'inizio o durante la gara, secondo anche di che piega prende la partita e dei momenti. Quindi
Qualche soluzione per contrapporci e anche per attaccare la stiamo preparando, e poi dopo speriamo di metterla in campo bene. Ho dovuto spendere che parola di incoraggiamento settimana per i cani, oppure no? Ma effettivamente per i cani è una situazione non facile, delicata, perché questo è un ragazzo che ha fatto compreso quella di domenica, ha fatto delle buonissime prestazioni, dove purtroppo in alcune occasioni c'è stato un errore troppo evidente che ha determinato poi il risultato e per lui purtroppo il giudizio, no? Se al di fuori di quello, la crescita di questo ragazzo è stata veramente importante per certi aspetti, anche le partite anche con la Juventus, anche con l'Inter, anche in precedenza, insomma ha fatto veramente delle buone cose. Purtroppo quando un portiere sbaglia, non è come un errore di un attaccante a porta vuota, viene dimenticato, quello del portiere rimane, però fa parte del portiere. Questo per un ragazzo giovane nel suo ruolo deve sapere anche che per riuscire a diventare portiere di livello deve superare anche queste situazioni, queste condizioni, che psicologicamente pesano molto. Il fatto che la Fiorentina sia squadra del campionato in grado di sfruttare al meglio le palle inattive rende l'impegno ancora più imprevedibile e complicato? Ah certo, sicuramente sfruttare le palle inattive è una qualità, è sintomo di... vale gol come fare gol su azione, quindi è una situazione in più. Il fatto che abbiano fatto parecchi gol così significa che sicuramente c'è del lavoro dietro, ma c'è anche della predisposizione, della capacità a concludere sulle palle native. Quindi dovremo stare più attenti e possibilmente magari ferire noi in quel modo. Poi magari se la preoccupa maggiormente in questo momento lo stato di forma di Toni, considerato che Jovic ancora deve riprendersi dal piccolo infortunio che l'ha tenuto fermo. Beh, però Jovic si è già giocato domenica scorsa, quindi è un giocatore comunque recuperato, mi sembra che più o meno ci siano tutti, anche gli Ice, quindi è una squadra che mi sembra abbastanza completa, poi tutte quante le formazioni hanno qualche piccola defezione, però noi ci aspettiamo una Fiorentina al meglio delle sue possibilità, no? Però credo che anche noi sotto questo aspetto, non di risultati, ma anche se poi il risultato di Udine alla fine, cioè se no viene preso tutto negativo, Il risultato di Udine alla fine è un buon risultato e c'è grande dispiacere per come è maturato, per come è andata la partita, però non sono tutti risultati negativi. Le prestazioni con Inter e Juventus, se torniamo indietro, sono state ottime prestazioni. La vittoria col Catania è abbastanza recente, non è che se mi fermo, se no corriamo il rischio veramente di avere sempre troppa negatività addosso. È chiaro che questa è data dalla classifica, che è sicuramente molto bassa. Però insomma poi dopo noi abbiamo anche la fiducia di essere una buona squadra. Vista la classifica, domani c'è l'ansia di dover vincere a tutti i costi, se c'è può risultare un boomerang? No, noi dobbiamo vincere e cercare di vincere sicuramente con leggendo bene la partita, interpretando bene la gara, come quando giochi soprattutto con delle squadre importanti e di alta classifica. Quindi il rischio è sempre a queste squadre, se concedi degli spazi diventa, probabilmente hanno più capacità a concretizzare rispetto ad altre formazioni, quindi, ma poi veramente le partite sono tutte veramente da interpretare e da leggere nel modo migliore. Se sono lì è perché hanno qualche qualità in più probabilmente, però io credo che ci siano anche l'abbiamo visto anche contro le altre squadre importanti, insomma la possibilità anche per noi, dovremmo giocare una partita molto attenta, molto concentrata, sbagliare poco, essere molto lucidi. Questa è una delle partite, al di là del nome, magari Fiorentina non ha il nome della Juventus o della Roma, del Milan, di altre squadre, però è una squadra di alto livello quest'anno, quindi va affrontata e considerata come una squadra delle prime in classifica. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.